Padre Enzo Ronzitti, la comunità di San Pietro accoglie sempre la città in momenti particolari, anche quando si tratta di rendere omaggio ad una figura leggendaria nel mondo del fumetto come Benito Iacovitti. Eh sì, perché io sono innanzitutto termolese, innamorato della mia città e, come stavo dicendo adesso al pubblico, mi piace celebrare gli illustrissimi della nostra città, cioè quelli che in qualche modo hanno segnato la storia della nostra città con la loro opera, con la loro arte, la loro cultura e che naturalmente ce la fanno presente un po' in tutta l'Italia, a volte anche in tutto il mondo. Quindi è chiaro che questo anno, che in fondo viene dopo 10 anni, avevamo fatto la prima celebrazione nel 90°, mi sembra quello più giusto per intraprendere un cammino che lo celebri con qualche appuntamento annuale e sono contento anche di questa partecipazione a questo concorso. La cultura è anche logistica, il successo degli eventi che si organizzano qui vuol significare che Termoli ha bisogno di spazi di aggregazione sociale. Ha bisogno di spazi di aggregazione sociale e per i giovani, soprattutto i giovani al di là di quelli che sono gli sport improvvisati, ha bisogno di luoghi per una cultura, cioè per poter esprimere i loro pensieri, le loro idee, i loro progetti. E che in qualche modo noi, sia le istituzioni civili, politiche, sociali e religiose, possiamo mettere a loro disposizione gli strumenti che abbiamo, perché dico sempre questa sala, questa parrocchia, questi locali non sono di Padre Enzo né della parrocchia di San Pietro, ma sono delle persone, della gente. Quindi se è possibile farli diventare strumenti, ecco, di teatro, di convegno, di tutto, ben venga. Ma soprattutto per queste giovani generazioni che a volte scelgono gli scalini, le strade, i muretti e non riescono a progettare qualche cosa che in fondo significhi per la città e per la loro vita.